Lo sapete già, però è stato un fine settimana a Savona dedicato alla beneficenza per l'associazione Cresci per i bambini nati con malformazioni. Un grande spettacolo musicale sul Priamar con protagonisti della musica italiana e internazionale, tra cui Irene Fornaciari, Ivan Cattaneo e Viola Valentino, intervistati da Chiara Giuria. Quando si fa beneficenza tu ci sei? Assolutamente sì, io credo che ogni artista abbia questo dovere, no? Cioè, in fondo si tratta di fare la nostra musica, quindi con un piccolo gesto si riesce a sensibilizzare la gente. Io tra l'altro stasera sono vicinissima a casa perché abito a Genova da ben 9 anni. Cosa stai facendo, cosa stai producendo in questo momento? Guarda, io sono in tour da maggio, siamo partiti dal 5 maggio con la mia band, siamo in giro per le varie piazze d'Italia. Dopo ottobre mi fermerò un attimo, scriverò il mio nuovo disco. Il re degli anni 70 alle telecamere di Telecupole. Allora, qua c'è Viola Valentino, c'è un aneddoto di Music Farm. Quando la Simona Ventura presentò la Viola Valentino, disse: la regina degli anni 80. E la Bertè, che era vicino a me, mi disse: ma allora io chi so? L'imperatrice. Tu ti senti vicino a questi temi sociali? Io mi sento vicinissimo proprio perché sono lontanissimo, nel senso che non ho mai avuto bambine e non ne avrò, e quindi potenzialmente sono vicino a questo mondo perché tutti siamo stati bambini, e quindi anch'io ho avuto la fortuna di nascere bambino sano. Questa è una grossa fortuna, essere nato da bravi genitori con una sana educazione, questo è importante. Chi non ha avuto queste possibilità merita veramente di essere aiutato. Sto preparando un musical minimale, dico minimale perché sarò io e altre 2 persone, e sarà uno spettacolo nuovo, però sono video racconti in pratica, sono cose video miei, questo viaggio così attraverso racconti che assomigliano un po' a delle leggende metropolitane. Mi devi dire se sei particolarmente vicina a queste tematiche? Ne sono favorevolissima, non solamente perché non è un discorso ipocrita il mio, perché sono qui davanti alle telecamere, anche perché comunque sono sensibilizzata dalla mia famiglia, perché noi in casa abbiamo una bambina con dei problemi molto molto gravi. Progetti discografici di Viola Valentino. Sì, a settembre esce questo EP che è però ricco perché contiene 7 brani, poi forse ci metto anche una ghost track, e si chiama Panna, Fragole e Cipolle. Siccome l'amore corrisponde un po' anche al cibo, no? Una panna l'incontro, l'innamoramento, le fragole sono la passione, la sessualità e la sensualità. La cipolla non manca mai perché se piagne sempre.